Allora, Simeon, il tuo gol è servito a recuperare il punteggio, a portare a casa un punto che, per come si era messa la gara, credo sia importante, sia oro. Però stavamo appunto ascoltando lo sfogo del mister perché stava parlando di una squadra che non ha gli attributi, non mette gli attributi in campo. Perché? Questa è una domanda, secondo me, penso che il mister che deve rispondere a questa domanda. Io come giocatore, come tutta la squadra, siamo a disposizione, stiamo cercando di fare le cose giuste, ogni tanto, ogni volta, non è sempre che riusciamo a farlo. Lo so che questa squadra ha tanta qualità, posso dire questo, sono sicuro, e dobbiamo metterla in campo. Oggi il primo tempo e un po' l'inizio del secondo ne abbiamo messo quella che è la nostra qualità. Ultime 30 minuti, ultima mezz'ora abbiamo fatto una partita a crotone. Però perché solo l'ultima mezz'ora? Non lo so, non lo so. Risposta è campi allenamenti, non è di parlare. Dobbiamo mettere palle lì dentro, dobbiamo fare la cosa giusta, dobbiamo andare con più cattiveria, con più voglia. E tutto il resto vengono, secondo me, penso che come siamo in un momento meno positivo, manca un po' di fiducia. Ma questa arriverà, sono sicuro che arriva, un paio di buoni risultati positivi arriva. Deve arrivare subito perché mercoledì si va a Lecce, è una partita molto difficile. Ma secondo me è una grandissima opportunità perché è subito un'opportunità di fare meglio, no? In 2 giorni sei già a Lecce a giocare, quindi è il miglior modo di dare una risposta positiva cercando di lasciare quello che è successo oggi. L'ultima, sei contento per il gol? Comunque significa che tu ci sei, sei sempre lì pronto a sfruttare le occasioni. Io sono beh, sempre, e oggi è stato una giornata speciale perché il gol è fatto per mia figlia che è arrivato da un po' e adesso andiamo avanti con più serenità, testa alta, fiducia, cercando di fare meglio.